un'attività incessante in difesa degli ultimi, una vita dedicata ai giovani, alle donne in modo particolare, nel cuore il fuoco della missione. Armida Barelli, dichiarata venerabile da Benedetto XVI nel 2007, fu una delle protagoniste del movimento cattolico italiano durante la prima metà del Novecento, richiamando con coraggio i credenti a una viva consapevolezza dei propri doveri cristiani. Alla sua opera sono stati dedicati il libro e il documentario Armida Barelli, una donna oltre i secoli, presentato recentemente presso la Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Nata a Milano nel 1882, secondogenita di una famiglia borghese, Armida Barelli decide presto, terminati gli studi, di seguire la propria vocazione. Nel 1918 fonda a Milano la Gioventù Femminile di Azione Cattolica. Anno dopo anno, la dedizione instancabile della Barelli alla formazione cristiana delle donne appartenenti ad ogni ceto sociale moltiplica il numero delle iscrizioni in tutta Italia, che arriverà a più di 1 milione. Le donne assumono così una missione nuova nella Chiesa e nel mondo, diffondendo la parola di Dio in ogni manifestazione della vita sociale. La vicepresidente del settore giovani di Azione Cattolica, Lisa Moni Bidin. Nella sua ordinarietà, che è l'ordinarietà di tutti, come la nostra, la mia e quella di tutti i giovani, si scopre poi un desiderio, una profondità di desiderio di ricercare un po' la propria strada. È stata una donna forte, energica, entusiasta della vita, e credo che queste caratteristiche sono le caratteristiche che sono anche di noi giovani di oggi. Sono caratteristiche che sono di ogni tempo. Le sue instancabili doti organizzative e l'amicizia che la lega a padre Agostino Gemelli portano nel 1921 un frutto straordinario e inaspettato. Nasce in Italia l'Università Cattolica. È proprio lei a volerla dedicata al Sacro Cuore, il suo rettore Franco Anelli. Se noi pensiamo al significato di questa iniziativa promossa nella Italia dei primi decenni del secolo, il primo articolo di Padre Gemelli che tratta di questa cosa del 1907, l'idea di Toniolo comincia a emergere alla fine dell'Ottocento, e è significativo e, ripeto, difficile da ipotizzare la scelta e la decisione di due persone di famiglie di tradizioni risorgimentali, come Gemelli e la Barelli, di dedicarsi alla costruzione di un Ateneo dei Cattolici, in una fase storico-politica nella quale il rapporto tra il mondo cattolico e le istituzioni pubbliche, prima risorgimentali e sabaude o piemontesi, e poi quelle del ventennio, certamente non era facile, non era sereno. Un insegnamento, quello di Armida Barelli, che continua ancora oggi a illuminare il cammino di milioni di giovani in tutto il mondo.